Finalmente ci siamo, c'è l'accordo sulla nuova legge elettorale e la nuova legge elettorale ci proietta direttamente alle elezioni anticipate. Il presidente Berlusconi sarà per la settima volta protagonista assoluto della campagna elettorale nazionale. Perché il presidente Berlusconi è sempre il numero uno? Beh, il presidente ha tantissime caratteristiche uniche. Secondo me ce ne sono tre in particolare che sono straordinarie. Uno, genio. C'è nato, dono di Dio, ma il genio è amplificato con una grande preparazione e il tutto lo rende una macchina quasi perfetta. Seconda caratteristica, visione, la capacità di vedere oltre, e questo l'ha contraddistinto per tutto il suo percorso lavorativo e di vita. Pensiamo a Milano 2. Nessuno pensava 50 anni fa che a Segrate potesse nascere una città innovativa. Se andate oggi a Milano 2 sembra costruita ieri, per non parlare delle televisioni, del Milan, dell'editoria, delle banche e poi nel 94 la grande idea di Forza Italia. Ecco, questa si chiama visione, vedere oltre. Terza caratteristica, adattamento, capacità di adattarsi a tutte le situazioni, soprattutto a tutte le difficoltà. Pensate, da quando è in politica nel 94 ha subito più di 65 processi, per non parlare delle sue sfere private, l'operazione al cuore di qualche tempo fa, e l'adattamento è strettamente collegato al carattere, un carattere unico che oltre a essere generoso è veramente forte. E allora io credo che se la Corte di Strasburgo dà quella benedetta sentenza e gli permette di tornare in campo, le elezioni politiche non le vincerà né Grillo né Renzi, ma lui, il numero uno, il presidente Berlusconi, perché del resto, da quando non c'è Berlusconi al governo, in Italia abbiamo 10 milioni di poveri in più. Presidente Berlusconi, sempre numero uno.